どどんどんどん。 TV, buon pomeriggio, ben ritrovati. Un'altra puntata dell'altra verità, un po' in incentrata tra politica e fatti del momento. Vi faremo vedere e ascoltare un video che è, è stato pubblicato su Facebook, ma ci è stato mandato anche ai nostri telefonini. Di un personaggio che conosciamo attraverso il video, che abita nella provincia di Macerata, dove, come è noto, ci sono una sequela di terremoti e, e, e neve a non finire, la gente è arrabbiata, incazzata nera, diciamolo pure, un po' volgarmente anche, ve lo faremo vedere. E lo Disquisiremo poi questo video e di altro con il professor Rosario Polizzi, onorevole professor Rosario Polizzi, della scuola di medicina dell'Università di Bari che io saluto, noi siamo legati da una lunga un antica amicizia, per cui personaggi come Rosario Polizzi onorano la città, danno onore alla città, danno onore anche alle amicizie. Adesso stavamo parlando della possibilità di un aiuto comune a un candidato che è stato nostro ospite la scorsa settimana, qui Gino Cipriani, che probabilmente si candiderà a sindaco di Bari. Dice "Ma Gino Cipriani? Certo. Dietro Gino Cipriani c'è il professor Rosario Polizzi, modestamente potrebbe esserci anche Lucio Marengo, ma assieme a noi, perché dobbiamo provocare questa questi risultati li dobbiamo, li dobbiamo provocare noi, meglio un Gino Cipriani di tanti personaggi che forse sarebbe meglio che stessero a casa loro. Rosario, io ti ringrazio Grazie. di questa tua partecipazione, era già saltata una volta. Noi adesso vediamo insieme questo video, dopodiché parleremo brevemente della vicenda terremoto e neve, perché non possiamo farne a meno. È un fatto di coscienza, certo. di coscienza vedere tanta gente che soffre e tanta improvvisazione da parte di chi avrebbe dovuto intervenire. E adesso, comunque, vediamoci: la regia ci manda in onda il video. Ciao, ciao buongiorno. Allora, eh, oggi pare che la neve ci ha dato la tregua, e però naturalmente è arrivato l'utere modo. Eh, io dico una cosa, no? abbiamo telefonato stamattina a un po' di amici nostri che stanno ancora dentro i container, dentro i, cam i camper, eh, perché eh, stanno veramente nella merda. Che cosa è successo? È successo che stanotte ha nevicato tantissimo e hanno eh, dovuto fare i turni per spalare. Tutta la notte noi non siamo potuti neanche andare a raggiungere un po' di amici perché avevano paura che gli cascasse il tetto dell'Ugamper sulla testa. Eh, I moduli abitativi ancora non sono arrivati, gli animali stanno morendo, di, io sto parlando della provincia di Macerata, tanti agricoltori sono stati costretti a vendere gli animali per poter aggiustare i capannoni. I soldi non sono arrivati, il messaggino, quello che dovevamo mandare noi non l'abbiamo mandato, I messaggi, abbiamo mandato i soldi che cazzo di fine hanno fatto i soldi? Cosa, di cosa parlano i telegiornali questi giorni? Di cosa stanno parlando? Del decreto salva banche, il governo sta stanziando 20 miliardi per salvare le banche che sono quelle che hanno ammazzato e hanno mandato in rovina un sacco di italiani, ma c'è stato a piappa il culo! Ci fermiamo qui perché eh, il video continuava c'era qualche parola forse inopportuna qualche bestemmia ma è lo sfogo di uno che sta in quelle condizioni non è una persona come noi sta seduta qui sulla poltrona vede che magari può capitare anche con indifferenza quella gente soffre e dal 24 di agosto dello scorso anno quella gente soffre vive quotidianamente il terrore di nuove scosse telluriche. Rosario, tu non l'avevi visto il video, che ne pensi? Ma no, eh, <sussurra> purtroppo è la reazione eh, normale di una persona che è completamente disperata. Adesso non si tratta di fare speculazione sul, su quello che succede, perché dici, non è che noi stiamo facendo sciacallaggio, stiamo facendo. In questo caso veramente solo e soltanto difenda, cronaca, solo cronaca. Il problema è che un, ancora una volta eh, si dimostra che è tutto legato all'improvvisazione. Si diceva una volta quando si giocava a pallone la cosetta palla fa tu, cioè si butta la cosa e poi vediamo che succede. Non è così perché noi abbiamo una struttura militare perfetta che è in grado di addirittura eh, svuotare un, 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 un continente come sta svuotando l'Africa, per cui riusciamo a portare gli immigrati qui in condizioni disperate, in condizioni eh, tragiche, anche di condizioni di mare, eccetera. Però di fronte a queste situazioni eh, dimostriamo la nostra non so, debolezza, perché spalare la neve... E si sposta la neve da una parte all'altra, non serve più, o si mandano i camion grossi o i tigri per togliere via la neve. Non è questo di spalarla, perché la neve è talmente tanta che se la togli da una parte e la metti dall'altra non risolvi il problema. Se invece la svuoti è chiaro che dai la possibilità. Anche ai mezzi di soccorso di, seconda, di secondo tempo di, arri di arrivare, e poi ovviamente anche alla presentazione di questo fatto. Io dico, anche nei palinsesti andrebbero regolate queste cose. È chiaro che sì, mentre succede tutto questo, si parla di banche o di quello che pure saranno anche dei problemi, però c'è una certa priorità. Io faccio il medico, se ho un sanguinante e c'è il mal di testa, mi preoccupo di bloccare l'emorragia, non certo di farle passare il mal di testa. Dunque, è uno sfogo, uno sfogo di, 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 una, di una vittima di una vittima della disorganizzazione, disorganizzazione. perché non è un giorno eh, insomma non riescono ad arrivare ma ho l'impressione che si, si tratti anche di un fatto burocratico perché le eh, casette di Renzi aveva detto prima del referendum aveva detto che entro Natale avremmo avuto le casette quindi non si vede neanche l'ombra, la gente è disperata, non ci sono le stalle. Ma insomma che cosa succede secondo te? Ma eh, il problema è che bisogna fare il punto della situazione, cioè qual è la realtà oggettiva, cioè in sostanza abbiamo fatto la diagnosi di come sta la situazione in questo momento, c'è qualcuno che da una cabina di regia dice queste sono le priorità. Questo è il percorso, da qui a qui ci muoviamo in questa maniera e da qui a qui ci muoviamo in un'altra maniera. Perché non è possibile sentire ancora notizie ma forse è successo questo, ma forse è successo quest'altro. È chiaro che è un'evenienza molto grave, molto inusitata, che non, non ci aspettavamo. Ma una volta che la cosa si realizza o si fa un, un piano di emergenza, e il piano di emergenza è emergenza, quindi con tutto quello che questo comporta, oppure noi veramente facciamo la figura di un paese che nel momento in cui poi c'è bisogno si ferma e, e, e non riesce più a uscirne perché poi quando i problemi si accavallano diventano veramente irrisolvibili e allora che cosa dobbiamo aspettare? Aspettare soltanto il bel tempo? Non, non si riesce l'immediato, chi lo risolve, questi problemi di sopravvivenza, perché tra l'altro c'è un, un grosso fatto, cioè si muore. Allora, come si muore in mare per gli immigrati che arrivano, così si muore sotto la neve a Rigo piano. Ed è una cosa veramente assurda, è l'una e l'altra ovviamente. Senti, il governo aveva stanziato già subito dopo il 24 di agosto delle prime scosse molto forti, aveva stanziato delle somme per la ricostruzione. Poi sono state avviate queste richieste eh, televisive, telefoniche al 45500, lo abbiamo imparato a memoria, tante volte lo abbiamo sentito, per eh, mandare 2 euro per ogni, per ogni telefonata. Nessuno sa quanti soldi sono arrivati, nessuno sa se sono stati già impiegati, che prospettive ci sono? Cioè in questo nessuno ci dice nulla. Eh, anche questo è un'altra gestione dell'emergenza. In questo periodo andrebbe fatto una fascia in cui in, in, nei telegiornali, nelle, nelle, nei notiziari, nella carta stampata, una, una sorta di aggiornamento del bilancio di quello che sta succedendo, perché anche questo da un punto di vista psicologico, certo miracoli non li fa nessuno, ma da un punto di vista psicologico si può, si può dare alla gente stessa una, una rendicontazione di quello che sta succedendo e anche un'incentivazione ad aumentare, a favorire ancora le donazioni, anche se ovviamente è una cosa bruttissima che un paese si affidi al volontariato anche per queste cose sostanziali e strutturali, perché il volontariato deve essere di supporto e deve essere di eh, completamento, non può il volontariato sempre sostituirsi alle istituzioni inadempienti, bloccate dalle burocrazie, dall'antimafia, da tutta una serie di realtà che ci stanno e ci devono stare, però non può lo Stato fermarsi e lasciare che il volontariato poi diventi praticamente la vera struttura portata economica e sociale di questo Paese. Certo, come lo sono i, tutti i volontari che hanno partecipato e che partecipano, noi li ringraziamo veramente dal profondo del cuore per quello che fanno solo per umanità e soprattutto dell'abnegazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Eh, siete veramente l'orgoglio di questo paese, forse pochi paesi al mondo possono vantare la qualità, la qualità, la specializzazione di questo corpo dei vigili del fuoco come sta in Italia. Quello che invece non ci convince questa distribuzione di incarichi. Prima c'era un altro responsabile della protezione civile, adesso ce n'è un altro. Non si sa se stanno facendo le gare di appalto. Perché il mio timore che è che proprio questo, anche in una situazione di emergenza si fa la gara di appalto. Io non lo so se questo è possibile, dico quantomeno è inopportuno proprio per la celerità. Allora eh, eh, il, se non sappiamo se Mattarella è tornato dalla Grecia, perché mentre in Italia la gente moriva, il Presidente della Repubblica era in vista ufficiale, il, il Presidente del Consiglio Gentiloni. Si trovava a Bruxelles, insomma erano tutti lontani, mentre la gente continua a morire, la gente continua ad essere assillata e terrorizzata. Poi abbiamo visto le interviste televisive, la gente non aveva neanche il coraggio di parlare. Era emozionata, dice che cosa vi dobbiamo dire? La gente camminava stordita sbandando mentre camminava un po' per eh, eh, timore tem, eh, di scivolare ma un po' perché la gente è proprio eh, eh, scocciata, è nauseata e eh, disperata di tutto quello che lo Stato non sta facendo e che, eh, che avrebbe dovuto fare. Adesso sta intervenendo, intervenendo l'esercito. Occorreva aspettare fino ad oggi per far intervenire l'esercito. Abbiamo, abbiamo saputo stamattina che anche l'aeronautica militare, anche nell'aeroporto di Bari, credo che abbia delle attrezzature importanti da poter utilizzare. Ma che cosa facciamo? Cosa ci vuole? Una riunione di servizi con tutti i capi delle forze armate, il, il capo della protezione civile, e le associazioni di volontariato. Santa Madonna, ogni volta che succede una cosa d'Italia. Rosare, forse è meglio cambiare argomento perché vi stiamo tediando abbastanza. Allora veniamo ai fatti nostri. Il professor Polizzi, tra le tante cose che fa, sta dando una mano ad un progetto eh, politico locale non solo, ma anche nella regione, che si chiama Riprendiamoci il futuro. Che significa? Ma eh, parte questo, questa, questa ipotesi di lavoro, perché è un'ipotesi di lavoro ancora, dal problema che eh, ci si è resi conto che la funzione eh, dei partiti praticamente è svanita, si è sciolta, si è sciolta veramente purtroppo, possiamo dire adesso, come neve al sole, perché eh, per i motivi della, della, della non credibilità. Della classe dirigente afferente ai partiti. Allora noi abbiamo pensato di agganciare un, un progetto all'associazionismo. All, all L'associazionismo è frutto chiaramente di una, anche lì di un progetto, di un progetto legato alle esigenze molto, molto eh, proprie del territorio. Quindi, se queste associazioni, se le associazioni che presentano dei problemi reali, concreti e soprattutto vedono eh, questi problemi, queste situazioni gestite da delle persone che sono accanto al, al problema stesso, accanto al territorio, quindi riescono a, a materializzare l'esigenza con la persona che può in qualche modo dare una mano. Ecco, in questa maniera l'unione di queste associazioni potrebbe creare un substrato programmatico e quindi poi come sbocco politico che potrebbe dare una svolta e una scossa a una situazione politica che tutti quanti abbiamo sotto gli occhi di, che sotto gli occhi di tutti che è completamente stagnante. Io non so quanti eh, di noi conoscono una di, un periodo in cui c'è una classe dirigente così assente. Dal, in tutti i settori della, della, della vita del nostro, del nostro territorio, del nostro meridione, ma anche della nostra patria, devo dire. Non c abbiamo, c'è una classe dirigente, c'è una carenza di classe dirigente perché c'è eh, purtroppo una realtà che, ci ha, che ha, ci ha sommerso, la realtà delle continue campagne elettorali. Non si fa più progettazione, ma si fa soltanto continuamente campagne elettorali con tutte le distorsioni che la campagna elettorale che se la, eh, deve, eh, porta, ma se questo dura un mese, due mesi è compatibile con la vita, se dura sempre distrugge un paese. Certo, come ho anticipato all'inizio della trasmissione, eh, in questo eh, progetto l'attore dovrebbe essere eh, Gino Cipriani, è stato consigliere comunale di Bari, sempre... In attività e consentitemi, amici, soprattutto questo è rivolto ai baresi, ai cittadini di Bari, ma il senso è per tutta l'Italia. Quando vi rivolgete a una persona per chiedere una cortesia, non è merce di scambio, eh, sia ben chiaro, è il rapporto della stima. C'è un Gino Cipriani a Bari piace o non piace. È un, giova, un giovane, un uomo che si, si è sempre prestato per la gente, è sempre stato disponibile a risolvere i piccoli e grandi problemi. Migliaia di giovani, di persone vanno presso questa sede dell'ex gruppo indipendente Libertà, però al momento di votare la gente si lascia convincere, qualche volta si lascia convincere. A votare altri. Allora poi non vi lamentate, non vi lamentate se volete cambiare le situazioni. Dovete decidere da che parte stare, da che parte stare sempre. Allora io preferisco una persona che non ha le grandi, la grandi, i grandi titoli di studio, così, ma un uomo terra, 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 che conosce il territorio, che sa come si fa politica locale e allora se Rosario Polizzi, il professor Polizzi dovesse perseverare in questo uh, obiettivo potrei anche associarmi anch'io, noi non abbiamo nulla da chiedere a nessuno, almeno per quanto mi riguarda non ho aspirazioni elettorali, però abbiamo con Rosario Polizzi voluto fare così o vogliamo fare il tentativo di arginare questo degrado politico politico e anche amministrativo. Vorremmo che le cose a Bari andassero un pochino meglio e Gino Cipriani potrebbe essere la persona adatta, non su perché dietro staremmo noi sempre a consigliare e noi grazie a Dio possiamo abbiamo gli armadi vuoti, non ci sono scheletri negli armadi, non li abbiamo mai avuti e voi lo sapete. Bene, è cambiata la politica. Prima c'era la maggioranza, poi c'era l'opposizione e c'era una parte centrale. Adesso no, direi che si va da un eccesso all'altro, ma non c'è l'eccesso, gli l'eccesso gli non ci sono perché non c'è la sinistra, non c'è la destra, non c'è il centro, che c'è? E infatti questo è il problema. Noi in tutti, adesso va di moda, in tutti i talk show che vediamo in televisione, ogni giorno, ogni, è pieno ormai. È pieno, e si parla di quello che eh, Renzi o Gentiloni fanno eh, perché eh, c'è da, da, da parlare di questo, da vedere questo, da attivarsi su quest'altro. Poi c'è da vedere quello che fa il, il 5 Stelle, dopodiché... E qua lasciatecelo dire, la nostra area, quell'area di, di destra, di centrodestra che ha in sempre determinato qualche cosa nel nostro paese, ormai è assolutamente inesistente. Cioè noi abbiamo del, una progettazione della cosiddetta eh, sinistra o centrosinistra, una progettazione o cosiddetta tale del, del Movimento 5 Stelle e basta. Non c'è, non riusciamo a dire loro dicono questo, i, i, i due poli esistenti, ma il terzo polo dove sta? Che cosa dice? Quale propone? Qual è la progettazione? Quali sono gli uomini? Non c'è più. Nei, nei talk show voi non ne sentite più parlare, accompagnano dei personaggi che sono eh, televisivamente... E, e, reperibili e repertabili ma non programmaticamente non c'è un programma di destra di centrodestra che si confronta con, quei, con i programmi che ci stanno adesso, facciamo un esempio banalissimo nel nostro territorio Noi stiamo centrodestra, portando... cioè, ma che cos'è la destra e Che cos'è cos la sinistra? sinistra diceva, diceva eh, Giorgio, eh, Gaber. Giorgio Gaber cioè, il discorso è questo il Movimento 5 Stelle che ha avuto il grande merito di bloccare una forza, una deriva eversiva nel nostro Paese, è giusto, ma il Movimento 5 Stelle a cui noi facciamo appello perché si muova in qualche modo, non ha purtroppo il secondo tempo della politica. Per cui nel lanciare il progetto, nel lanciare l'ipotesi di lavoro, sono, possono essere anche bravi perché vengono da un movimentismo che poi se vogliamo, è il movimentismo che chi viene dalla destra come vengo io, come viene Lucio Marengo, ce l'abbiamo sempre avuto questo movimentismo, perché noi dicevamo lotta al sistema fuori del sistema o, fuori, o lotta al sistema all'interno del sistema a secondo delle, delle correnti di pensiero del nostro movimento di allora. Adesso però che cosa succede? Che queste, queste persone... Sono arrivate a un certo livello con un numero enorme di presenze politiche, però il progetto, la seconda fase del progetto non c'è. Che cosa si determina quindi? Di che cosa ci si preoccupa quindi? Delle elezioni. Vediamo come vanno le prossime elezioni lì, le prossime elezioni là, le prossime elezioni in quella sede. Facciamo la legge elettorale per due, per tre, per uno, non si capisce bene, ma su quali progetti ancora oggi in tutti i campi lasciamo stare. E non vogliamo entrare in questo momento nel discorso della sanità, del lavoro, della sicurezza, di sicurezza sul lavoro, eccetera, perché è banale in questo momento fare ci vorrebbero chissà quante trasmissioni. Ma qual è il progetto politico del futuro? Cioè chi fa politica, e Lucio, tu lo insegni a tante persone. Il progetto politico si fa nei prossimi dieci anni, non se si vota a giugno o si vota a settembre che non le interessa proprio a nessuno, perché andare a votare per, soltanto per cambiare delle persone o perché qualcuno deve sistemare qualche cosa in maniera anche piuttosto banale, ecco che cosa succede? Che quando la classe dirigente poi è chiamata all'emergenza, viene fuori che non si riesce neanche a sparare la neve in maniera concreta. Il problema, amici che ci seguite, da tutta la Puglia, ma anche che ci seguite da molto lontano, grazie al nostro quotidiano metropolinotizie.it. La soddisfazione, se tale vogliamo definirla, che si ha quando si ascolta Rosario Polizzi, e modestamente anche il sottoscritto, parlavo poco fa dei nostri armadi vuoti, perché non avere scheletri negli armadi. È un grande vantaggio. Una magra consolazione qualche volta quando si è a contatto con certe realtà perché si vorrebbe fare di più, ma non si riesce: non si riesce perché quando sanno, sentono Rosario Polizio, quando sentono Lucio Mareng non parlano più, preferiscono cambiare argomento perché evidentemente non trovano sponda in personaggi come noi. Allora, io questo dico, amici. Che ci ascoltate, la politica è cambiata. Prima l'onorevole Rosario Polizzi si sapeva dove stava, la gente l'andava a trovare. Lucio Marengo si sapeva dove stava e la coda di gente che veniva e puntualmente mi trovava, così come con Rosario Polizzi. Oggi chi sono? Nessuno li conosce. Abbiamo 65 deputati tra deputati e senatori in Puglia. Chi sono? Cosa fanno? Stamattina ho ascoltato la proposta che ha fatto eh, Antonio De Caro, che ho gradito, che ho gradito cioè il Freccia Rossa a Bari-Roma diretto, sì. o poi ho visto le foto dei nostri parlamentari, Rocco Palese, che fanno? Cioè, I parlamentari prima ti venivano a dire, tu, ma tu che hai fatto cinque anni in Parlamento? Adesso no, non si sa, non vengono, perché non sanno chi sei tu se passi in mezzo alla strada non ci conoscono ancora ma questo non li conosce nessuno non li conosce. per cui la politica è cambiata e noi dobbiamo cercare come diceva il professor Polizzi di ritornare sui nostri passi perché non dobbiamo perdere la speranza perché io parlo di speranza certo. di un futuro migliore di quello che stiamo, del presente che stiamo vivendo Rosario, allora su questo progetto che cosa hai da dire altro? Ma io ho, ho soltanto da dire questo, noi diciamo il punto centrale, il, eh, riprendiamoci il futuro, è un contenitore. Quindi l'appello che noi facciamo, che facciamo insieme a Gino, insieme a te e a tanti altri amici, è quello di portare all'interno di questo contenitore quelle che sono le istanze, con le istanze associative. Per dirvene una, eh, io presiedo una di queste associazioni, l'associazione Valeria Lepore, che è un'associazione... Che si, si occupa del problema della buona sanità e della buona legalità. Io l'appello che io faccio a tutte le associazioni, di associazioni di volontariato, c'è un stata una grande manifestazione alla fine del Levante, sono in, nel nostro territorio ben 110. Ora, se queste associazioni con molta umiltà e forse perdendo anche un po' di egoismo, di, cercando di, dare più un, avere, di avere più una visione di collaborazione che di evidenziazione in assoluto. Se si, si riesce a fare veramente un tessuto, un aggancio, un incontro, un qualche cosa che possa mettere insieme queste associazioni da un punto di vista anche soltanto di classe dirigente nella prima fase, perché i problemi sono tanti. Ma se noi li mettiamo insieme queste, queste cose, riusciamo a dare un, un risultato concreto all'associazione stessa perché diamo anche una strada per poi parlare, con le inter, interfacciarsi con le istituzioni. E se mi consentite, questo è nel sogno, e, e, e noi non possiamo che farla questa citazione, diceva il nostro maestro. Finuccio da Tarella, bisogna inseguire un sogno. Ecco il sogno quale sarebbe quello che queste associazioni, portatrici di problemi seri, di impostazioni serie potessero un giorno avere uno sbocco politico. Quale questo sbocco politico? In questo momento non lo possiamo dire. Perché alla gente non possiamo dire o è di destra o è di sinistra perché la gente in questo momento risponderebbe come ha risposto in maniera piuttosto simpatica quella persona che stava lì e nelle marche sotto al freddo, non possiamo parlare di queste cose, però dobbiamo dire, noi perlomeno se tu hai bisogno ci chiami, ci chiami e noi sappiamo in quale reparto portarti, in quale istituzione portarti. È vero che è favori, può essere favoritismo, però signori miei, istituzionalizziamolo questo favoritismo. Si fa la legge sulle lobby e facciamola la legge sulle istituzioni della raccomandazione legale, della raccom del, favorire, del favorire qualche cosa, perché tanto la gente lo fa, purtroppo lo fa la gente che può, perché la gente che non può, Luce, tu lo sai molto bene certo. di me, muore, certo, certo. muore, e se la gente muore il problema è risolto, il problema è quando la gente non muore rimane invalida, allora il portare, vedere i soccorritori che portano gli anziani su delle coperte e, più, e non sulle barelle perché non possono camminare neanche le barelle, questa è la sensazione brutta che noi vorremmo attraverso l'unione delle associazioni poter migliorare. Poi Lucio ci proviamo e noi veniamo da certo. una storia in cui ci abbiamo provato da tanto tempo e per un certo periodo siamo andati anche al governo a, fare, a cercare di risolvere che cosa, abbiamo, che cosa abbiamo fallito se noi stiamo qui abbiamo fallito nel fatto che poi ci siamo lasciati intrappolare da quelle strutture che per anni noi abbiamo combattuto noi concludiamo con una frase che io ho sempre pronunciato noi abbiamo fatto i deputati questo significa che c'è gente che ha riscaldato la poltrona, c'è gente che è andata a Roma per il mercimonio politico. Noi abbiamo fatto i deputati. Poi dico io sempre: oltre la giustizia dell'uomo c'è quella di Dio. Eh, 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 il Padre Eterno per chi ci crede, non lo si può prendere in giro. Con questo io vi saluto. Ci rivedremo con Rosario Polizia. Ormai eh, eh, saremo compagni in questa bella avventura perché eh, mi esaltano. Eh, queste battaglie specialmente quando sono difficili mi saltano di più perché poi i primi risultati ti danno grande soddisfazione. Con questo noi vi salutiamo, ringrazio il professor grazie, Polizzi grazie e te, ci risentiamo per la prossima puntata. Però il professor Polizzi rimane sempre da questa parte. Arrivederci. Grazie.